Vi faccio vedere un'ultima preparazione con la piantaggine. E questo è un idromiele. Tra l'altro qua vicino vi faccio vedere quello che ho fatto con i cinorrodi di Rosa Canina l'anno scorso. Quindi abbiamo visto che la piantaggine si può trasformare in uno sciroppo per la tosse, in un mellito, in un miele con infuso. E adesso vi faccio vedere il mio idromiele. Allora, questo con i cinorrodi, che è un idromiele fantastico, questo qua ha un anno, guardate che meraviglia, serve proprio per estrarre le proprietà dei cinorrodi senza dover fare la faticaccia di sbucciarli. Questo qua ha un anno, io di solito ve lo porto ai corsi e ve lo faccio assaggiare ai corsi, perché uno non può capire quanto è buono e effettivamente di solito impazzite e me lo portate a casa, lo portate a casa perché vi piace troppo. Io non so se chiamarlo idromiele, io non sono proprio una fermentatrice esperta, quindi se c'è qualche fermentatore esperto all'ascolto e sto dicendo qualche cosa inesatta o soprattutto uso dei termini impropri, perdonatemi e ovviamente correggetemi. Io questo non so se si può chiamare aceto o idromiele. Fatto sta che è una cosa buonissima. Io cosa faccio per fare questo? Per fare questo qua, e poi l'ho fatto uguale con la piantaggine. Questo. Allora, ho messo in 1,5 litri di acqua, 375 grammi di miele e almeno, in questo caso, 250 grammi di cinorrodi, e anche in questo caso saranno stati 250 grammi, 300 grammi di piantaggine. E ovviamente per fare questa preparazione, che sfrutta i lieviti naturalmente presenti sulle piante, quindi una fermentazione cosiddetta selvaggia, non vanno lavate le piante e quindi vanno raccolte in un posto proprio pulitissimo. Io le raccolgo in alta montagna e le raccolgo ovviamente lontano, il più lontano possibile dal passaggio di cani o da animali, ovviamente. Ecco. E allora, dopo aver messo in questi meravigliosi vasi di vetro tutto, quindi prima metto l'acqua, il miele, mescolo bene e poi aggiungo la frutta, in questo caso, o le piante, le foglie in quest'altro caso, foglie ma anche con i fiori, vedete che ci sono presenti anche i fiori di piantaggine, anche i gambi e tutto. Guardate le bollicine, perché la fermentazione sta avvenendo perfettamente. Quindi dicevo, dopo aver messo tutto nel vaso, lascio aperto per 24 ore e poi chiudo. E lascio chiuso per almeno 3 mesi, perché questa fermentazione ha bisogno 3 mesi per avvenire. Dopo 3 mesi potete utilizzarlo come volete. Il sapore ovviamente è acidulo, è un po' acetico, infatti io questo lo chiamo aceto di cinorrodi, però è così buono, ma così buono, che io sinceramente ne bevo i bicchieri. E non solo io, perché ripeto, ve l'ho portato ai corsi e vi è piaciuto tantissimo. Questo sicuramente, se qualcuno è venuto ai miei corsi e sta guardando questo video, se lo ricorda perfettamente. E quindi io ne bevo un mezzo bicchiere al giorno o diluito in acqua, ma ripeto, è talmente buono anche non diluito. È acetico, però il sapore è proprio di aceto, non come l'aceto che siamo abituati magari del supermercato. Ovviamente è tutto un altro. Se cominciate a fare gli aceti in casa, vi assicuro che non lo comprate più quello del supermercato, quindi non è così acido, però ecco, il sapore è acetico. La fermentazione è una preparazione antichissima, meravigliosa, anche perché la fermentazione è molto onesta. Quindi, se qualcosa è andato storto con la fermentazione, la muffa si vede. Nella fermentazione non si può assolutamente sviluppare il botulino, perché è un ambiente aerobico, ma non solo un ambiente aerobico, è anche un ambiente ricchissimo di
lattobacilli, quindi il botulino non si può sviluppare. L'unica cosa che si potrebbe sviluppare è o la muffa, però ve ne accorgete, oppure i lieviti CAM, che non hanno pericolosità per l'uomo. Il problema dei lieviti CAM è che cambiano molto il sapore e quindi non a tutti piacciono. Però ecco, vi assicuro che se la fermentazione, qualcosa è andato storto, si vede, qua sopra si creerebbe la muffa. Questo qua un anno, guardate la perfezione che ha, ecco, vedete tutte le bollicine. Ecco, l'altra cosa che si deve vedere quando la fermentazione è avvenuta bene, si deve vedere le bollicine di anidride carbonica, vedete? Vuol dire che è perfetta questa fermentazione, il pH è giusto e tutto. Questo qua è a solo 3 giorni, ma guardate che già si sono formate le bollicine, quindi anche questa fermentazione sta avvenendo. Allora, questo qua di Piantagine è la prima volta che lo faccio, quindi è proprio un esperimento, siete proprio testimoni di un esperimento. Però siccome questo qua è già parecchi anni che lo faccio, non solo con i cinorrodi, l'ho fatto anche con i corbezzoli, con il fiordaliso stoppione, con lo zafferano fiordaliso stoppione, corbezzolo e le corniole. Mamma mia, con le corniole l'ho già finito ovviamente, perché era troppo buono. E questo invece è un esperimento, però secondo me sta già uscendo perfettamente, non vedo muffa, ho annusato anche il sapore, è leggermente acidulo, acetico, quindi secondo me sta andando tutto alla perfezione. Non so come sarà il sapore, perché mentre questo il sapore è proprio piacevole, perché è acido ma fruttato. La Piantagine fermentata non so com'è, non so se sa molto di fungo, perché la Piantagine, se voi l'avete mai assaggiata in un pesto, sa di fungo, quindi non so anche se anche il fermentato sa di fungo, quindi magari è un po' impegnativo da bere la mattina, però ecco, se voi lo aggiungete all'acqua potreste benissimo assumerlo. La fermentazione è un ottimo procedimento per mantenere... per conservare gli alimenti, ma non solo, anche per rendere più biodisponibili tutte le proprietà della Piantagine. La Piantagine è una pianta estremamente antinfiammatoria e quindi, dato che molte patologie hanno una componente infiammatoria, aiuta a stare meglio, questi aceti. Io ne faccio veramente in quantità, ecco, io e mio marito la mattina spesso ne prendiamo un pochettino, o diluito nell'acqua, ripeto, o puro, e ci aiuta effettivamente a ammalarci molto meno. Ecco qua, quindi questo lo chiamerei idromiele o aceto di Piantagine, ed è un'altra preparazione che vi consiglio di fare per, in alternativa se volete, allo sciroppo, proprio per utilizzare la Piantagine. Può essere utilizzato questo anche dalle persone diabetiche o che hanno resistenza insulinica, perché alcuni di voi mi hanno chiesto: ma cosa posso mettere in alternativa allo zucchero, dato che sono diabetico? Questo è un'ottima soluzione, perché tutto il miele, tutti gli zuccheri verranno trasformati dal processo fermentativo, quindi dopo 3 mesi non saranno presenti zuccheri, figuriamoci dopo un anno. Questo qua, ripeto, un anno, saranno stati tutti trasformati, quindi può essere bevuto anche da persone che non possono fare lo sciroppo di Piantagine proprio per la presenza di zucchero. Un'ultima cosa, vi ho fatto già vedere questo infuso di Piantagine. Un altro modo per assumere la Piantagine, volendo, è fare un infuso. La pianta sarebbe meglio utilizzarla sempre fresca, perché la Piantagine essiccata perde tantissimi fitocomplessi.
quindi è meglio utilizzarla sempre fresca. Se fate l'infuso, ricordatevi però di non portare l'acqua a bollore, ma farla scaldare a 50-60 gradi. Comunque estraete molte dei fitocomplessi della piantaggine, ma non li alterate, perché purtroppo la piantaggine non può essere cotta, cioè cotta mantiene il sapore, ma le proprietà si perdono per la maggior parte. Ecco, quindi se voi volete utilizzarla in cucina potete tranquillamente cuocerla, ha un ottimo sapore di fungo, è molto buona, si presta a tantissime preparazioni la piantaggine. Se volete però mantenere le proprietà, ricordatevi di non scaldarla troppo, e quindi anche quando fate l'infuso utilizzatela fresca, e l'acqua la dovete scaldare 50-60 gradi, non di più, che è la stessa cosa che vi ho detto quando fate lo sciroppo. Se volete appunto sciogliere lo zucchero che è rimasto solido, aggiungete un po' di acqua, certo, però e fate scaldare tutto o a bagnomaria o in una pentola, ma cercate di non superare mai 50 gradi se possibile. Ecco qua, quindi un altro utilizzo della piantaggine e i nostri cinorro di piantaggine. Voilà, e ci vediamo a novembre-dicembre, vi dirò com'è venuto. Ovviamente ve lo porterò ai corsi, perché io ci tengo tantissimo al vostro parere. E questo qua invece, che è il mio aceto di cinorrodi, che è eccezionale.